possibile ora vaccinarsi anche presso gli studi dei medici di famiglia. Si accelera con la campagna vaccinale a Torre del Greco, che sarà il primo comune a partire proprio in queste ore, nell'ambito dell'ASL Napoli 3 Sud. L'annuncio arriva dal dottor Vincenzo Schiavo, consigliere dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, nell'approfondimento curato da TV City direttamente da Palazzo Baronale, con il sindaco Giovanni Palomba. Dopo un accordo nazionale, regionale e con l'ASL, Torre del Greco parte per prima nella Napoli 3 Sud con i medici di medicina generale che cominceranno a vaccinare nei propri studi e a domicilio dei pazienti non ambulabili. Stamattina abbiamo avuto la prima consegna di circa 3.500 vaccini e sono 22 medici impegnati al ritiro di questi vaccini e tra oggi e domani comincerà la campagna vaccinale presso i nostri studi e a casa dei nostri assistiti. Credo che questa sarà la svolta. I centri vaccinali pubblici, quelli dell'ASL, continueranno a funzionare e i medici di medicina generale, io ho finito appena adesso, continueranno a vaccinare anche presso il centro vaccinale. La novità è che mentre il centro è unico e là ci sono 4 medici al giorno che vaccinano, i medici di medicina generale sono 55 per adesso, più 8 nuovi medici che arriveranno a giugno, sono dei veri e propri centri vaccinali sul territorio, in prossimità degli assistiti, e questo consentirà la svolta. Immaginate che ogni medico possa fare 20 vaccini al giorno, per 50 sono 1000 vaccini al giorno. 1000 vaccini al giorno, io intendo fare per esempio, come me e anche i colleghi, anche delle sedute dedicate il sabato mattina, ci consentiranno per settembre, e questo è l'augurio che io faccio a noi operatori, al sindaco e a tutti i cittadini, che per settembre avremo vaccinato tutta la popolazione adulta di Torre del Greco. Secondo i dati aggiornati al 31 marzo, gli over 80 al momento vaccinati sono esattamente 2.104. Gli ultra ottantenni sono stati già vaccinati 2.104 al 31 marzo, quindi il numero è aumentato, i sanitari 2.215 e docenti e non docenti 1.394, i fragili 102, forze dell'ordine 61, disabili 4. Però questo è il dato aggiornato al 31 marzo. Noi speriamo con il nostro intervento nella campagna che questi numeri diventino molto più elevati.